Con l'emendamento a firma del consigliere regionale della Lega Simona Cardinali, approvato di recente in Consiglio regionale, anche gli agriturismi e gli agricamping, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, potranno partecipare ai bandi pubblici attivati dai comuni per i servizi di ombreggio. Si tratta in sostanza della concessione di posti spiaggia per collocare ombrelloni. Queste tipologie non erano inserite nelle procedure di assegnazione, un emendamento che va a sostegno di un settore in difficoltà, allo scopo di ampliare l'offerta turistica. Credo che l'Abruzzo abbia un'offerta turistica e di qualità del prodotto tipico unica in Italia e dare la possibilità anche agli agricamping e altre strutture come gli agriturismi che sono adiacenti alle zone marine di poter partecipare ai bandi annuali che i comuni fanno per le assegnazioni delle spiagge e quindi poter ampliare l'offerta anche attraverso gli ombreggi, credo che sia una risposta in perfetta coerenza con quella che deve essere la regione del futuro. Quindi sono particolarmente soddisfatto, abbiamo dato una risposta alle centinaia di attività che si attendevano da 20 anni un'iniziativa di questo tipo e credo che ancora una volta la Lega abbia dimostrato cosa vuol dire saper governare bene. In pratica, agriturismi e agricamping confinanti col demanio verranno equiparati alle strutture ricettive o pararicettive. La Coldiretti nel mese di gennaio aveva lanciato l'allarme anche per gli agriturismi abruzzesi. Le aziende agrituristiche hanno perso nell'ultimo anno il 27% delle presenze rispetto a prima della pandemia. Si ampliano i soggetti per partecipare ai bandi per la richiesta degli ombreggi. Abbiamo inserito la figura dell'agricappeggio e degli agriturismi proprio in un momento di crisi che stiamo attraversando. Mi è sembrato veramente utile accogliere le richieste degli operatori e anche di alcuni amministratori della nostra costa, dei comuni della nostra costa. E quindi è un buon punto di forza per ampliare l'offerta turistica della nostra regione.